Ciao ragazzi, qui ZV, voglio ricordare che il video di oggi è offerto da Eneba, uno dei migliori siti per acquistare key di giochi. Vi ricordo che lo trovate in descrizione e di utilizzare il codice sconto MATRI per degli sconti veramente galattici. Tutto in descrizione. Beh ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra carriera allenatore con il Salford. Quest'oggi siamo qui con la partita di Carabao Cup contro l'Arsenal. Finalmente tornano le partite, quelle importanti. Prima dell'Arsenal però dobbiamo andare ad affrontare il Southend, sempre in League One. Siamo anche in casa, se non erro, esatto. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo. Mi raccomando, lasciate un mi piace e io ve lo chiedo, Vediamo se siete dalla mia parte. Riusciamo ad arrivare a 50.000 iscritti oggi? Sicuramente qualcuno non iscritto al canale c'è. Quindi ragazzi, iscrivetevi e cliccate la campanellina. Fatemi questo regalo, non di Natale, di Santa Lucia. Quindi provate a, appunto, arrivare a 50.000 iscritti anche sul secondo canale. Mi raccomando ragazzi, è gratis. Comunque, la formazione è questa qui, titolare. Nel caso di vittoria contro il Southend, comunque dal 70esimo inizierò a fare i cambi, togliendo magari i giocatori, quelli più importanti, per metterci comunque, fatemi sistemare un attimo l'obiettivo, ok. Dicevo, per metterci in condizioni perfette contro l'Arsenal. Comunque iniziamo. Tutto pronto, pallone al nostro Matagol, Loader, Zidane e andiamo. Ah, che bello quando la domenica mi metto qui, dopo aver editato il video del primo canale, mi metto qui ragazzi e inizio a registrare. Intanto Loader, subito, pericoloso. No, devo capire un attimino meglio. Ah, ok, bastava abbassare la videocamera. Comunque ragazzi, vi dicevo quanto è bello mettermi qui e registrare questa carriera, la domenica in particolare. Comunque ho tolto il green screen perché a breve andrò appunto per le vacanze da mia mamma, quindi rivedrete la cameretta di prima. Tra l'altro tutta cambiata perché ovviamente classica storia dei fratelli maggiori, quando se ne vanno via la loro camera diventa dei fratellini, quelli più piccoli, e quindi mia sorella ha cambiato completamente la mia vecchia camera, quindi ve la farò vedere nei prossimi episodi. Intanto Matarese per Towel, ancora Matarese, prova ad andare al tiro. E quindi per questo motivo mi sembrava un po' una cavolata fare ancora i video col green screen, perché tanto poi appunto da mia mamma non ho il green screen e non mi porto il green screen. Quindi ragazzi, ho detto vabbè, a questo punto facciamoli direttamente così. Intanto Loader, vai, ma vai Van der Heide, attenzione, in aria! Non ci credo, ma perché contro di me tutti i portieri devono diventare fenomeni? Loader per Iago, attenzione, c'è in mezzo anche Zidane, viene visto Enzo Zidane, Bishop! Quella parata Bishop non la farà nemmeno tra 20 anni. Poteva essere il primo gol del figlio di Zidane in questa carriera, niente. Eccolo qui Enzo, Enzo ancora, madonna mia sto Bishop. Iago la controlla giù bene, Iago dentro per Enzo Zidane, Enzo Zidane, ed eccolo il gol, era nell'aria il gol di Enzo. Grandissimo! Il figlio di Zidane, il nostro figlio d'arte. Ragazzi, l'ha cercato il gol in questa partita il piccolo Enzo. Guardate qui che bell'esterno, come ha angolato, proprio un gol bellissimo. 1-0. Loader adesso, chiudiamola subito questa partita. Loader per Matarese. Matarese! Il capitano ci prova, ma non va. Eccolo qui ancora Matarese, la finta, riesce a entrare in aria, Matarese, Matarese! L'Italia Stallion! 2-0! Quest'anno è spiritato Luca! 7° gol in League One! E la partita ragazzi mi sembra già più che chiusa. Proprio per questo motivo voglio effettuare dei cambi. Voglio inserire Luismi al posto di Richie Towell, voglio mettere Ogenia al posto di Van der Heide e voglio mettere Tuominen al posto di Matarese. Dobbiamo pensare all'Arsenal, dobbiamo stare molto attenti con la formazione. Occhio al traversone in mezzo, ma Enzo oggi! Ragazzi, penso che sia una delle migliori partite di Enzo Zidane col nostro Salford. Eccolo intanto il finlandese Jesse Tuominen. Pallone che finisce su Enzo. Dentro per Ogenia. Ogenia, Ogenia. No, mamma mia. Ogenia e Tuominen sono sempre carichi quando entrano. Guarda lì Enzo Zidane.
Ma oggi, ragazzi, test antidoping per Zidane, veramente. Luismo, intanto, il nostro caschetto man. Porta palla qui in mezzo al campo. Dentro per Danny Loader. Ancora Enzo Zidane che entra in aria per la doppietta. Il pallone che resta lì. Iago, vediamo un po' cosa combina. Cos'era, fuori gioco? Fuori gioco. Loader dentro per il finlandese Jesse Tuominen. Bishop. Facile però questa volta la parata del portiere. Tuominen non ha concluso al meglio. Occhio, il cambio campo. Mamma mia, questi che azione stanno creando. Oh, bravo Moa Ramos. Solito portierone ormai qui in mezzo a tutti. Tuominen per Luismi. Ancora Tuominen, Dan Loader. Il cambio campo perfetto. Poi si ritorna da Jesse Tuominen. Ancora Luismi. E ancora Tuominen. Toccala, il finlandese. Il finlandese troppo alta. Mamma mia, Luismi e Tuominen però si conoscono bene. Stanno giocando veramente bene. Iago, il lancio è perfetto per Danny Loader. Attenzione, Loader. Si fa vedere anche il finlandese. Loader, proprio dentro per Tuominen, che lascia il suo personale sigillo su questo 3-0 galattico. Ragazzi, che squadrone che abbiamo fatto. Jesse Tuominen, molti, diciamo che mi stanno attaccando molto per questo fatto, che comunque non gioca più spesso. Ma ragazzi, gioca, cioè lo faccio giocare. E poi soprattutto lui segna. Cioè, quanti gol hai fatto comunque per non essere titolare? Già 2 gol in League One. Se non erro, ha fatto anche gol comunque in Coppa. Quindi comunque i suoi gol e le sue partite le fa, ragazzi. Cioè, io non mi dimentico mai dei miei giocatori. Anzi, mi ritengo molto fortunato ad avere prima di tutto un pubblico come il vostro. Anche perché c'è una pagina su Instagram, ragazzi, che si chiama ZV Memes, che mette tutti i meme sul Salford. E sono fatti bene, e quindi se mai starei guardando questo video, ma penso proprio di sì, continua, perché intanto aspetta, Luismi, no, il gol del caschetto, man. Comunque, dicevo, continua perché mi fanno morire, e ne potrei tipo magari mettere uno ogni episodio, se li metti ovviamente, perché la cosa brutta delle fanpage è che tipo durano una settimana e dopo si rompono le palle. Però sto facendo questo discorso proprio per invogliarti a continuare, perché mi fanno un sacco ridere. Intanto Luismi ci prova di mancino, niente da fare. E niente, vi dicevo che vi volevo ringraziare in primis per come state seguendo questa carriera. Sta diventando proprio un appuntamento quotidiano per tantissimi, e io sono felicissimo di questo, perché comunque mi fa piacere, ragazzi, non immaginate nemmeno quanto. E quindi niente, dai, questa partita è finita così, 3-0, semplice per noi. Ma adesso, ragazzi, l'Arsenal. Formazione c'è, giusto un pochino Loader dovrei cambiare. Mettiamo Kelman, che comunque è un fire. Poi vorrei mettere Whitehead al posto di Enzo Zidane. Però successivamente Zidane facciamolo partire dall'inizio. Per il resto, ragazzi, la formazione è tutta ok. Fuori casa, l'Emirates Stadium, per questa partita di Carabao Cup contro l'Arsenal. Iniziamo, queste sono, io le chiamo così, le prove del 9. Iniziamo con i test, quelli importanti che ci fanno capire il reale valore della squadra. Eccoci, ragazzi, tutto pronto, Emirates Stadium gremito per questa partita. Vogliono vedere tutti il Salford dei miracoli. Vedo già un Aubameyang, Ozil, El Nini. L'Arsenal comunque, Caldara? Vabbè, l'Arsenal comunque, ragazzi, dicevo che ha inserito una formazione prettamente titolare. Vedo Zil, Torreira, Aubameyang, quindi insomma i nomi grossi ce li ha. Quindi cerchiamo di giocare come sappiamo fare noi. Ovvio, nel caso di sconfitta fa niente, perché la Carabao Cup non è una coppa comunque che mi interessi chissà quanto. Io ve l'ho detto, aspettate un attimo, subito gol di El Nini. Vabbè, vi dicevo, a me interessa di più la FA Cup, però ovvio, io gioco per vincere, non è che sono venuto qui per regalare la partita all'Arsenal. Ma qua non è fallo intanto? No, vabbè. Allora, non mi sta facendo vedere un pallone questo Arsenal. Sì, Ozil, fai le skill. Dai, che c'è 46 anni, non vedi il campo da 50 anni. Proviamo a ripartire noi con Van der Eyde per l'Italian Stallion. Matarese, ancora Van der Eyde.
per Kelman, che si prova a girare. Pepe, madonna che squadra che c'hanno questi. Matarese, il pallone per Kelman, dentro per capitano Richie Towell. Il pallone che resta lì, Towell si prova a girare. Zidane, vai Pierino, qualcuno che colpisca di testa. E vabbè raga, questi qua c'hanno le ali tipo con 90 di velocità entrambe, quindi dobbiamo super stare attenti ai contropiedi. Poi Aubameyang, non parliamone. Perché vai tu Pierino, perché avanzi tu? Perché avanzi tu che poi la perdi? Occhio Zil! Ma Ramos, attenzione Aubameyang. No ragazzi, non lo prendiamo più sto Aubameyang. Oddio, ma Ramos, grandissimo. Elman sbaglia il controllo, riesce in qualche modo a tenerla Matarese. Corri Iago, corri Iago, sei una delle pochissime possibilità. Guardate quanto è veloce. Corri Iago, corri Forrest, corri Forrest. No, mannaggia che sei un metro e una vigor sol. E dall'altra parte Aubameyang corre di più ed è anche 1,90 m. Gol della merda, ma vi vergognate? Non vi vergognate, mi fate il gol della merda? 2-0 raga, ho sbagliato col subito. Saka, alla mezz'ora di gioco ci stanno annientando. Non è finita però, andiamo, George Bello, dai ragazzi. Van der Heide, dentro però ancora per George Bello. La sovrapposizione puntuale di George Towell, intanto la controlla lui. Dentro per Kelman, dai guarda che sfiga che abbiamo in sta partita. Van der Heide, ok, ti ho visto, c'è Luca in mezzo. Ma Matarese, di testa, no Luca. Luca! L'ha colpita malissimo! Comunque in questa partita ragazzi mi sa che la partita dopo la andiamo a simulare, perché vi voglio far vedere più parti della partita contro l'Arsenal. Quindi classiche tre partite, però due giocate e una simulata, perché appunto ragazzi mi voglio come dire, dedicare di più a questa partita con l'Arsenal. Hackman, dai 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 che prima Iago. Ah no, anche Tierna in difesa, ciaone. Oddio Iago, oddio che ti è successo? Baba Iago, la finta stava per fare anche la crocchetta. Ho capito qual è il loro punto debole. Il loro punto debole è Iago. Dobbiamo sfruttarlo. Però guarda, loro vanno dritti per dritti qua con Pepe. Contro gli Oris. Si ritorna dietro Ozil. Ma la finisci Ozil di fare ste cagate? Che problemi ha? Comunque arrivano i cambi ragazzi. Arrivano i rinforzi. Fuori Zidane, dentro Whitehead. Fuori Van der Heide, dentro Ogenia. Occhio ancora Ozil. Madonna mia Pierino, che intervento storico. Ecco i cambi, dai. Whitehead tocca il primo pallone del match. Si fa vedere Iago, viene servito. Corri Iago, dai, più veloce di quello lì. Madonna mia, che brutto passaggio Whitehead. Towell, Towell porta palla. Sì, vabbè, sì, vabbè. Ancora Ozil, mi ha dribblato tutta la squadra. 3-0. No, ragazzi, oggi la squadra non ha girato proprio. Non ha girato proprio. La prova del 9 è arrivata, però purtroppo non come... cioè, nel senso, fosse stata anche una partita tipo da 2-1, cioè, mi poteva anche andare bene. Intanto aspettate, Kelman dentro, perché? Perché? Perché questi passaggi? Comunque niente, non siamo ancora in grado di vincere queste partite non impegnandoci al massimo. Cioè, capite? Quando non sento la partita, tipo in questo caso la partita non la sentivo perché la Carabao Cup è una coppa di cui non mi importa niente. Quando non sento le partite e quindi non mi impegno, come quando appunto gioco in League One, non gira bene la squadra contro appunto le big. Qua però il 4-0 no ragazzi, il 4-0 è ridicolo. Però il problema dove sarebbe? Se anche appunto impegnandoci la squadra poi non girasse, capite che lì poi sì che sarebbe un problema ragazzi, e cambierei qualcosa. Perché io, cioè ovviamente anche quest'anno voglio arrivare ai vertici delle coppe, soprattutto dell'FA Cup e ai vertici del campionato, lì ok siamo più tranquilli. Però io vorrei arrivare in finale di FA Cup anche quest'anno, e ora come ora la squadra ragazzi gira meno dell'anno scorso. Non so il motivo, non so il motivo. Proviamo a fare almeno il gol della bandiera. Whitehead per Ogenia, prova ad andare via. Ogenia in aria, Justin Ogenia qui in mezzo a tutti. Kelman, almeno il gol della bandiera ragazzi. Towell, dai, neanche il gol della bandiera. Non è andata proprio come volessi. Non è andata
come nei miei pensieri questa partita, ragazzi, finisce qui. Quindi mi raccomando, per i senatori della carriera, tra voi fan, quindi quelli che stanno vedendo la carriera dall'inizio, io vi chiedo, cosa c'è da cambiare? Passiamo a un 4-3-3, a un 4-2-3-1? Non lo so, intanto quanto facciamo? Perdiamo anche simulando. Giornata no oggi. Io voglio chiudere qui, ragazzi, da ZV è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, qui ZV, voglio ricordare che il video di oggi è offerto da Eneba, uno dei migliori siti per acquistare key di giochi. Vi ricordo che lo trovate in descrizione e di utilizzare il codice sconto MATRI per degli sconti veramente galattici. Tutto in descrizione.